Buonasera, benvenuti a questa nostra nuova rubrica. Oggi parleremo ovviamente di sport, visto che a questo si intitola la rubrica che vi proponiamo. Lo facciamo con due ospiti per noi molto importanti che fanno parte di una società sportiva del territorio, la Cresco, che è una società storica della nostra provincia, una società titolata in maniera veramente grande dal punto di vista soprattutto della disciplina del pattinaggio. Abbiamo qui con noi il presidente Spinelli Giorgio e una delle allenatrici Alexia Cavini. Allora, Dimmi. cominciamo con te, Giorgio. La società di pattinaggio, sappiamo il pattinaggio essere uno sport complicato da tanti punti di vista, quindi le società di pattinaggio hanno sempre momenti di grande gioia, ma anche momenti di grande sofferenza. Ecco. Vero. Com'è che la Cresco si inserisce in questo panorama? A parte la Crisco è una società che ha ormai un'esperienza abbastanza lunga. E sicché, insomma, la meglio la peggio ci si difende, però la situazione non è che, insomma, delle volte va bene, delle volte va male, c'è tante cose, i figlioli bisogna tenerli un po', trattarli bene innanzitutto, quello dipende poi anche dagli insegnanti, e tirare avanti la situazione in questa maniera. E a volte ci vuole anche coraggio, perché non è che ci sia tanto, diciamo, da buttare via in quanto riguarda la moneta, più che tutto l'altro resto. Penso che una delle cose più complicate nella gestione della società sportiva sia quella del recupero delle risorse. E Esatto, lì, diciamo, lì c'è il è la nocciolo più sofferenza massima. È la duro, sofferenza sì. massima. Bene, si diceva prima che i bambini, le bambine, i ragazzi che frequentano la società sportiva vanno Sì, tenuti bene. Tu certo. ne sei un esempio perché mi pare di aver capito che, insomma, sei partita da piccola con questa Sì, ho società. Raccontaci un iniziato. po' l'inizio della tua storia. Va bene, ho iniziato a fare pattinaggio, diciamo, quando ero piccolina, avevo 4 anni. E da lì, negli anni, non ho mai smesso e alla fine mi sono ritrovata a fare l'allenatrice. Prima, ovviamente, allenavo solo le bambine più piccole che iniziavano, poi piano piano adesso alleno tutti i livelli. Mi trovo molto bene con i bambini, mi piace insegnargli quello che è stata la mia vita, Ottimo, praticamente. ottimo. La cosa che ci tengo, come dire, a verificare con voi, io so che uno dei problemi più grossi che hanno le società di pattinaggio, soprattutto nella nostra zona, è quella di poter fruire di impianti, diciamo, Coperti, in qualche certo. modo utili per l'attività e quindi fondamentalmente anche coperti. Sì. Ecco, come siete messi come pattinaggio nella nostra provincia? Ma Prima il noi presidente. siamo messi un po' male, diciamo, nel senso che ci sta una parte della pista, diciamo, quella più grossa scoperta, poi ci sta un piccolo copertura, ma non è che sia enorme, Sì. e alla meglio alla peggio ci si difende, però è molto difficile, Molto molto difficile, difficile. soprattutto per chi inizia, perché magari chi è già avviato comunque sa che ci si allena fuori e non è un problema. Per chi inizia, un genitore che arriva in una pista all'aperto con i mesi freddi, poi No, io penso che un lasciano. po' per tutti, anche perché io quando è Certo. freddo, poi come fate? Vi allenate Noi col ci cappotto, quando piove, alleniamo. come, cioè. Quando piove abbiamo questa struttura al chiuso, però è molto più piccola, quindi il lavoro è limitato. Bene. Quindi una delle cose, una, diciamo, delle proposte che noi lanciamo ovviamente anche secondo questa rubrica è quella di verificare possibilità dovunque si siano per arrivare alla definizione almeno di una, due piste sarebbe meglio, ma insomma almeno una Certo. pista su cui poter fare allenare i giovani pattinatori della nostra provincia. Alexia, per quanto riguarda la vostra attività di questo periodo, no? Le gare più importanti che avete fatto che sono in programma? Allora, diciamo che adesso in questo periodo non ci sono gare, le abbiamo finite a settembre, abbiamo partecipato al trofeo nazionale CS e a luglio al trofeo nazionale WISP che si è tenuto a Scanno in Abruzzo. E com'è andata? Bene, Bene, bene. cosa vuol Qualche dire? podio l'abbiamo Bene, fatto. ottimo. Questa è Sì. diciamo, che noi non siamo ovviamente per Certo. l'agonismo, siamo per lo sport come momento di salute e di coesione, no, tra Sì, persone sì. diverse. Però sicuramente
anche il podio diventa una motivazione importante per poi continuare e approfondire queste dinamiche. L'ultima domanda a Giorgio, avete qualche prospettiva, qualche idea? Sì, l'idea ce ne sarebbe tante, però si ritorna sempre al vecchio discorso, che manca i soldi per fare le cose. Bene, Ci sarebbe. questo, però l'importante è che ci sia qualche idea. So Certo. che state maturando un'ipotesi di lavoro per, almeno a livello di sogno, speriamo che poi questa ipotesi si realizzi. Realizza. Invece per quanto riguarda te, Alexia, che ti occupi poi di bambini, bambine, avete un team diciamo, di insegnanti allenatori? Siete in diversi? Sì, siamo in quattro Siete in all'incirca. C'è quattro. una un pochino più piccola di me e un allenatore che viene da Livorno, molto esperto nel Ce la settore. fate ancora bene a tenere tutto il gruppo Sì, oppure sì. avreste bisogno di linfa nuova? No, per adesso ce l'abbiamo, aspettiamo che creschino qualche bambina per Bene, inserirla. allora auguri per tutta la vostra Grazie. attività. Speriamo che la Crespo continui nella sua storia di medaglie e successi e in qualche modo speriamo anche che troviate un luogo Certo. dove poter fare la pista al coperto. Speriamo.